Buongiorno e pace a te. Vogliamo metterci insieme e vogliamo lodare il Signore. Questo è un evento speciale. Oggi è una bella giornata, non soltanto perché c'è il sole, ma perché possiamo lodare il Signore. Perché è il giorno in cui il Signore ci dà la possibilità di benedirlo, di onorarlo, di lodarlo. Poterlo lodare perché siamo ancora in vita, non solo, ma anche perché è l'unico che ci soccorre in momenti di difficoltà. Non c'è un'altra via. Molti hanno lasciato il Signore, ma non è che stanno meglio. Basta guardare, basta che tu guardi qualcuno che camminava con Dio, nella scelta sbagliata che ha fatto, qual è la sua posizione, qual è la sua condizione. Le cose continuano a peggiorare perché Gesù Cristo è l'unica via che ci porta nella giusta direzione. A volte ci vuole un po' di tempo in più, a volte un po' di meno, ma quello che è importante è perseverare. La perseveranza nel Vangelo, in tutta la parola del Signore, è lì pronta ad incalzare ogni giorno, anche quando cadiamo, anche quando veniamo meno, bisogna continuare a perseverare. Perché Dio interviene e quando meno ce l'aspettiamo, egli continua ad operare in nostro favore. Anche quando cadiamo, lui ci riprende e ci rimette in pista, ci rimette in moto. E vuole fare questo anche oggi, che vedremo attraverso la sua parola e attraverso l'invocazione dello Spirito Santo che cerchiamo su ciascuno di noi, egli ha la possibilità di cambiare tutto. A volte ci troviamo la notte, la sera, a mezzanotte, lampi, tuoni, cattivo tempo, venti, disastri. Pensiamo domani come farò a fare quello che devo fare. E la grande sorpresa è che quando ci alziamo la mattina troviamo il cielo azzurro, il sole che splende e tutto è meravigliosamente cambiato. Dio ha questo potere di fare. Questa mattina, mentre pregavo con un credente, ha delle difficoltà, mi faceva vedere, fargli comprendere che io non sono un Dio dell'Egitto, un Dio che si porta in tasca e che non vede, non sente e non può fare. Mi faceva guardare tutto intorno con una bella giornata come questa e mi rincuorava nel dire: io sono il Dio creatore di tutto l'universo. Perciò quando io metto il mio dito, tutto cambia. Perciò andiamo a Lui con tutto il cuore. Mettiamoci di pari consentimento e lodiamolo. Lasciamo tutte le altre cose da parte, perché è giusto che facciamo così, perché Dio è il nostro creatore e non soltanto. I credenti nati di nuovo lo vedono anche in un altro aspetto, di essere il loro salvatore, salvatore per l'eternità, salvati dall'inferno, dall'ira a venire. Dio per grazia in Cristo ci ha salvati e noi lo vogliamo lodare tutti insieme. Perciò cantiamo un bel canto, canta numero. Cantiamo un bel canto, però ti voglio raccomandare, non ti mettere così come se guardi il Festival di Sanremo, perché noi non siamo proprio così. E devi cantare insieme con noi, perché devi lodare il Signore, perché se no ti passa la voglia di guardare e cambi canale. Noi non vogliamo che tu non cambi canale perché siamo importanti noi. Noi non vogliamo che tu cambi canale perché Dio vuole avere un'occasione con te oggi, mentre siamo insieme, vuole dire qualcosa al tuo cuore. Vedrai che se tu resti nella sua presenza soprattutto e lo invochi dove tu sei, lui cambia la tua vita, cambia tutto di te. Cominci un cammino nuovo, una vita nuova che non hai mai gustato precedentemente. Questa è la salvezza di Dio.
che offre gratuitamente per un atto di fede nel suo Figlio Gesù Cristo, che è presente in mezzo a noi per lo Spirito Santo, e perciò lo vogliamo lodare insieme. Numero 852, è così? Cantiamo insieme l'852. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. A volte siamo com'era quell'opera d'arte fatta da Dio nel giardino dell'Eden. Era un'opera d'arte fatta meglio di quella che aveva fatto quel grande scultore. Ma non c'era la vita. Per un breve soffio tutto cambiò. Il soffio dell'Iddio Onnipotente che soffia nelle tue e nelle mie narici ancora questa mattina porta un soffio dello Spirito suo che immediatamente cambia tutto. Perché? Perché il suo Santo Spirito
tocca il nostro spirito. Ed è come quando butti un fiammifero sulla benzina. Wow, una botta. Vedi che non la puoi più fermare, perché lo Spirito Santo di Dio è all'opera e noi sappiamo che Egli opera proprio in questo modo. Perciò noi avviciniamoci, eleviamo il nostro spirito verso di Lui, innalziamo il nostro cuore verso di Lui e Lui partecipa alla sua presenza nel nostro essere proprio così. Perché Egli ha messo dentro di noi, si parla tanto di piccoli microcippi che vengono disseminati per reperire dati e per Dio l'ha fatto questo in ognuno di noi da quando ci ha creati. Ha messo un piccolo microchip spirituale che immediatamente prende forza quando lo Spirito di Dio soffia e noi siamo aperti. Perciò insieme apriamoci a Lui. E se ci sono ostacoli, togliamoli, rimuoviamoli, perché possa riflettere il satellite divino sulla parabola del nostro cuore e l'occhio della nostra parabola possa essere libero per captare il messaggio che Dio vuole dare a ciascuno di noi. Quando l'occhio della parabola della nostra tele è pulito, arrivano messaggi e immagini. Quando l'occhio del nostro cuore cerca il Signore e cerca di togliere gli ostacoli, arrivano messaggi e immagini da parte del Signore. A volte può essere qualcosa di poco, che man mano è cresciuto nella nostra vita. Noi abbiamo una difficoltà qui a poca distanza. A 7-8 chilometri da qui abbiamo una parabola che prende il segnale e lo irradia in tutta la zona dove noi siamo. Nell'inverno funziona, a marzo funziona ancora. Quando arriviamo nel mese di maggio abbiamo qualche difficoltà, perché tra qui e lì ci sono delle piante di pioppo. Sono alte su un fiume che quando mettono le foglie abbiamo la difficoltà di non vedere la televisione. Sembra poco, eppure inconsapevolmente sono cresciute lentamente e arrivano al punto che il canale resta oscurato. Dobbiamo prendere altri provvedimenti. Io credo che questo esempio ci aiuta a comprendere che spesso nella nostra vita possono crescere delle cose che ostacolano dall'avere quella comunione diretta con il Signore. È proprio questo che vogliamo fare, sgomberare, togliere di mezzo ogni cosa e metterci con il cuore aperto, aprirci, come troviamo nella parola del Signore. Nella parola del Signore troviamo spesso le persone che adorano Dio, ma non da adesso. Da quando noi conosciamo l'apertura a Dio, già da Abramo, parliamo di 3.900 anni fa, non è un'invenzione che ci stiamo mettendo noi. Dio ha stabilito queste cose quando noi ci apriamo a Lui con tutto il cuore, Egli comincia ad operare nella nostra vita. Diamogli un'occasione, dagli un'occasione dove sei. Sei tu e Dio, Dio e te. Apriti, apriamoci. Dico spesso e lo voglio ripetere, nessuno può fare per me quello che devo fare io e nessuno può fare per te quello che devi fare tu, perché è personale. Perciò apriamoci e cantiamo un altro canto insieme. 755. Posso dire solo questo quando penso a ciò che fai ogni istante tu per me. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore.
posso dire solo questo. Quando penso a ciò che fai, ogni istante tu per me. Segui ovunque vado, dirigendo i passi miei. Padre, quando vivo e vedo te, guardo un fiore e scopro te, alzo gli occhi e ci sei tu. Ci vogliamo alzare in piedi, cantiamo un canto di adorazione e ci introduciamo, entriamo nella presenza del Signore adorandolo. Apriamo le nostre braccia, apriamo il nostro cuore, perché così lo invochiamo tutti insieme. Invochiamo la presenza dello Spirito Santo dove siamo. Tu la invochi dove sei, noi la invochiamo dove siamo e tutti insieme riempiamo il cielo di un desiderio forte che lo Spirito Santo si abbassi come una nuvola speciale su tutti noi ed invochiamo insieme nel dire venga il tuo regno. Come Dio copriva il suo popolo con la nuvola di benedizione, così Egli vuole coprire questo giorno in lungo e in largo ciascuno di noi, perché Dio già le ha fatte queste cose e vuole continuare a benedire il suo popolo quando noi ci apriamo a Lui e lo lodiamo con tutto il cuore. Cantiamo il numero 846. Numero 846. 846. Gloria sia resa al Signore. Apriti al Signore, rilassati nella Sua presenza, fai come quegli uomini antichi che servivano e amavano Dio, quelle donne antiche che si aprivano davanti al Signore, che lodavano il Signore. Miriam che lodava il Signore, la sorella di Mosè, che non solo lodava il Signore, ma trasportava le donne per onorare Dio, un grande canto che ne veniva fuori. Tu sei davvero grande, oh Signore, tu sei davvero grande, oh Signore. Lodiamolo insieme, perché Egli è grande veramente, non c'è nessun Dio uguale a Lui in tutto l'universo. Alleluia, gloria a te, Signore. Tu sei davvero grande.
davvero grande, oh Signore, oh eterno, nessuno è pari a te, e non c'è un altro Dio fuori di te. Tu sei l'Alfa e l'Omega, il Re dei Re. C'è un altro Dio fuori di te, tu sei l'Alfa e l'Omega, sei il Re dei Re. Tu sei davvero grande, oh Signore, oh Eterno, tu sei davvero grande, oh Signore, oh Eterno. C'è un altro Dio fuori di te, tu sei l'Alfa e l'Omega, sei Re dei Re. Noi diamo a te la gloria, oh Signore, oh Eterno. Noi diamo a te la gloria, oh Signore, oh Eterno. Nessuno è pari a te, c'è un altro Dio fuori di te, tu sei l'Alfa e l'Omega, Re dei Re. Noi ci prostriamo davanti a te, oh Signore, oh Eterno. Alleluia. Noi ci prostriamo davanti a te, oh Signore, oh Eterno. Nessuno è pari a te, Signore, o Eterno, noi ci prostriamo davanti a te, o Signore, o Eterno. Nessuno è pari a te, e non c'è un altro Dio fuori di te. Tu sei l'Alfa e l'Omega, il Re dei Re. Noi solo a pensare che è l'Eterno, noi essere finiti, già ci imballiamo, già la nostra mente sbanda. Bisogna pensare Eterno, senza fine dall'inizio, senza fine pur partendo da noi, già siamo belli imballati. Mentre tutte le statuette, tutte le cose pure che ci sono hanno un inizio dal 1900, dal 1800, quando andiamo al Signore già ci imballiamo, l'Eterno, creatore dell'universo, miliardi di anni, no, l'eternità non si parla più di miliardi, i numeri non ci sono più, colui che ha creato l'universo e che a nostra volta ha creato noi, al tempo giusto e che ancora continua e noi andiamo davanti a Lui, questo è un grande onore, vogliamo andare a Lui con tutto il cuore. Signore, veniamo a Te per adorarti, per benedirti, per glorificarti. Signore, le nostre parole sono zoppicano per quello che ti vogliamo dire, perché in realtà hanno un senso che è proporzionato a quello che tu sei, a quello che tu meriti, quando tu sei grande. Signore, sono proprio una miseria, pure che prendiamo il meglio del nostro cuore e tu ci ricevi così come siamo, ma non solo. Nella tua grandezza ti abbassi su ciascuno di noi e vieni in ognuno di noi per operare il nostro favore.
mentre siamo nella tua presenza, invochiamo il tuo Santo Spirito che si spanda in lungo e in largo su di noi. Mentre siamo nella tua presenza, tutti insieme ti diciamo: venga il tuo regno e il potere del tuo regno, che si spanda il tuo potere su ogni mente, su ogni cuore, su ognuno che siamo insieme nella tua presenza, dovunque arriva, Signore, attraverso questi mezzi, tutti i mezzi che tu ci hai dato, che siamo insieme. Invochiamo il tuo Santo Spirito che possa operare. Noi non lo invochiamo per tutti, mentre lo invochiamo per noi, lo invochiamo per tutti, e mentre gli altri lo invocano per sé, lo invocano per tutti. Perciò, Signore, noi facciamo corpo unico nel dirti: opera questa mattina. Noi ti vogliamo onorare, noi ti vogliamo benedire, ti vogliamo dare un posto speciale nella nostra vita, nella nostra mente, nel nostro cuore. Invochiamo la tua divina presenza e ti chiediamo: facci avere comunione con te, abbassati su di noi, perdona i nostri falli, vienici in aiuto, spandi la tua grazia, spandi il tuo perdono, spandi lo spirito di grazia su di noi, che possiamo tutti insieme poter penetrare nella tua presenza. E veniamo davanti al trono della tua grazia per chiedere aiuto ancora in questo giorno e dirti: aiuta ogni fratello, ogni sorella che ha dei problemi pesanti, delle cose che hanno bisogno. Signore, noi intercediamo per quanti si rivolgono a te ed espongono davanti a te i loro bisogni. Signore, li prendiamo, li mettiamo davanti a te per dire: Signore, rispondi, te lo chiediamo. Signore, fa che ti possiamo adorare, fa che ti possiamo innalzare, possiamo conoscerti meglio mentre siamo in tua presenza. Signore, noi abbiamo bisogno di avere comunione con te, singolarmente. Sappiamo, Signore, che ci sono delle forze avversarie che vogliono ostacolare dall'avere comunione con te, un poco come i pioppi che si interpongono tra internet che deve fluire, e molte volte interpongono delle frattaglie per non avere comunione con te. Ma noi in questa mattina leghiamo ogni forza satanica, demoniaca e diabolica, ogni forza che vuole porre ostacoli per non avere comunione con te, nel nome di colui che ha detto: Gesù il tuo figlio, ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra, ed ha detto: io ti do il potere che ciò che tu leghi sulla terra sarà legato nei cieli. Noi tutti insieme leghiamo ogni forza satanica, demoniaca e diabolica. Ognuno di noi che ha a che fare con queste forze si rivolge a te. Leghiamo nel nome di Gesù Cristo queste forze e li riversiamo nell'abisso, anzi rilasciamo il tuo fuoco consumante che distrugga, scappino e volino via nel nome di Gesù Cristo, perché noi possiamo restare in tua presenza liberi per lodare te, glorificare te, benedire te. Ogni ombra oscura, Signore, che vuole infastidire, ogni malombra che vuole infastidire dall'avere comunione con te, nel nome di Gesù Cristo rilasciamo un lanciafiamma del tuo fuoco consumante per distruggere su ogni mente, su ogni cuore, in ogni posto dove si manifesta, perché lo Spirito Santo possa fare da padrone in mezzo a noi e che sia Lui a prendere possesso delle nostre menti. Possiedici, Spirito Santo, e prendi il nostro cuore, la nostra mente, influenzaci con la tua presenza e parlaci, ammaestraci e facci crescere in te. Ti presentiamo, Signore, ogni cosa che viene fatta, che possa essere guidata dallo Spirito Santo. La tua parola, Signore, la presentiamo a te. Prenditi la mia mente, il mio cuore, il mio essere, il tutto di me. Svuotami di ogni cosa, togli ogni traccia che può infastidire quello che tu vuoi dire, quello che tu vuoi fare per alimentare, Signore, la fame dei tuoi figli. E parla tu stesso, Spirito Santo di Dio. Affidiamo a te questo servizio di adorazione, di lode e di onore, perché tu sei il partner mandato da Dio, perché tu devi operare. Noi siamo incapaci e non possiamo fare più di tanto.
Perciò ci affidiamo a te e ti diciamo: opera per la gloria di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen, amen, amen. Gloria al Signore. Accomodatevi e cantiamo un bel canto insieme. Numero 757. Non ti fermare di lodare il Signore. Se hai qualche turbamento nella mente, sgridalo e sfidalo per lodare il Signore. Come dire: io lodo il Signore, tu mi puoi dire tutto quello che vuoi. Qualche fastidio, tu dici: io lodo il Signore e non mi fermo, perché Dio merita la lode, l'onore e la gloria. Sì. Apri i miei occhi e fammi vedere le meraviglie della grazia tua e contemplare il tuo splendore mentre adoro te. Sì, estraneiamoci a tutte le altre cose e concentriamo la nostra attenzione nell'aprirci a colui che è il grande creatore dell'universo, Dio Padre di Gesù Cristo, il nostro Signore benedetto. Alleluia. Gloria a te, Signore. Apri i miei occhi e fammi vedere le meraviglie della grazia tua e contemplare il tuo splendore mentre adoro te. Apri i miei occhi e fammi vedere le meraviglie della grazia tua e contemplare il tuo splendore mentre adoro te, mentre adoro te. Oh Signore, noi crediamo nel tuo grande e immenso amore. Nei momenti più difficili, quando non sappiamo cosa fare, noi veniamo davanti a te, al trono della grazia tua, e con gli occhi della fede noi la tua gloria contempliamo. Apri i miei occhi e fammi vedere le meraviglie della grazia tua, Signore, noi crediamo nel tuo grande e immenso amore. Nei momenti più difficili, quando non sappiamo cosa fare, noi veniamo davanti a te, trono della grazia tua, e con gli occhi della fede noi la tua gloria contempliamo. Apri i miei occhi e fammi vedere le meraviglie della grazia tua, il tuo splendore.
alzare in piedi e vogliamo entrare in adorazione con un altro canto. Ti voglio dire qualcosa molto importante, anche per noi qui. Noi possiamo seguire il canto, cantare e vagabondare con la nostra mente. Ed è pericoloso, perché diventiamo blandi, come quando non focalizziamo con gli occhi. Stiamo con gli occhi aperti ma non vediamo niente. C'è come un velo davanti agli occhi nostri, perché non focalizziamo. Cosa vuol dire non focalizzare? Vuol dire non vedere. Vuol dire mettere come un panno davanti agli occhi e non vediamo niente. Per gli altri stiamo con gli occhi aperti, ma noi non vediamo niente perché spandiamo lo sguardo. Voglio dire qualcosa di più importante. Noi possiamo lodare Dio e per inerzia cantiamo, seguiamo e restiamo col nostro cuore e con la nostra mente blanda, che non focalizza verso nessuna direzione. È più importante focalizzare verso il Signore che seguire il tempo di musica così, giusto, blando, seguire il canto senza partecipare. Noi dobbiamo focalizzare verso il Signore con tutto il cuore. Il canto ci aiuta ad armonizzare, mantiene l'atmosfera di adorazione che piace allo Spirito Santo, ma il nostro cuore deve focalizzare verso una sola direzione, come un filo davanti a noi che non vogliamo perdere la comunione con lo Spirito Santo che ci dirige verso il trono della grazia di Dio per ricevere grazia ancora ora mentre siamo nella sua presenza. Devi imparare a coinvolgere tutto te stesso e focalizzare verso il Signore. Quanto lodi, quanto canti, quanto preghi, quanto parli con Lui, quanto... Non devi parlare giusto per dire qualcosa. È come se io parlo senza focalizzare verso una persona, parlo così. E nessuno risponde, perché è un focalizzare per tutti. Invece quando si parla direttamente alla persona, si sa, tu devi focalizzare con tutto il tuo cuore, con tutto il tuo essere, verso il trono della grazia di Dio, dove c'è Gesù Cristo lì pronto che per lo Spirito Santo, attraverso la comunione che tu hai, diretta con Lui, comincia a far penetrare nella tua vita, nella nostra vita, la sua presenza, la sua gloria e l'unzione e la guida dello Spirito Santo. Perciò, mentre cantiamo, focalizza verso di Lui. Anche se qualche parola ti scappa, non ha importanza. Quello che è importante è che tu focalizzi con il tuo cuore, con l'occhio del tuo cuore, con l'occhio della fede, con l'occhio del tuo essere che miri verso colui che è proprio davanti a te, il Cristo di Dio risuscitato, che per lo Spirito Santo trasferisce il potere nella tua vita e senti la comunione. Senti che ti tocca, senti il tocco della tua della sua presenza che porta delle vibrazioni speciali che provengono dalla presenza dello Spirito Santo nel nostro essere e sentiamo la sua presenza divina che sprofonda dentro di noi e ci tocca profondamente. Impara ad andare così al Signore. Non blando, come se stare nella mischia senza focalizzare verso nessuna direzione. Cantiamo insieme questo canto e ci avviciniamo a Lui con tutto il cuore. Apri il tuo cuore a Lui, lodiamolo, benediciamolo. Secondo gli insegnamenti della sua parola, sia glorificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Ecco, queste espressioni ci aiutano a comprendere come Gesù ci ha insegnato che il succo di tutta la Bibbia, che così bisogna andare a Dio e poi chiediamo quelle piccole cose come quando arriviamo nel Padre nostro, dammi oggi
il pane quotidiano, alla fine, dopo che abbiamo avuto la sua presenza nella nostra vita, se no parliamo a vuoto, dobbiamo sentire la sua presenza e poi gli diciamo, oppure hai bisogno di un poco di pane, oppure hai bisogno di perdonare a qualcuno, Signore aiutaci, come tu mi hai perdonato, perché anche questo può essere un intoppo. Padre, perdonaci come noi perdoniamo agli altri. Che vuol dire? Vuol dire che noi andiamo al Signore, vogliamo essere perdonati. Se non abbiamo perdonato qualcuno, facciamolo subito mentre siamo in sua presenza. Non lo facciamo quando non c'è Lui, facciamolo quando c'è Lui, perché Lui approva queste cose e ci benedice. Prima lo facciamo e meglio è. Numero? 630. Numero? 630. 630. Alleluia. Guarda verso di lui. Lodo il Signore, forza sento il cuore e certezza scende in me. Lodiamolo, mentre
Maria e Marco lo cantano, noi parliamo il nostro linguaggio, noi diciamo le nostre parole, non li seguiamo, lo lodiamo a modo nostro, nella libertà che ci dà lo Spirito Santo, mentre loro lo cantano due volte, sorella, fratello, tu non lo cantare, mettiti a lodare il Signore con parole tue, come lo Spirito Santo ti dà da esprimerti nella sua presenza. Alleluia, è tempo di adorare, ma di adorare nella libertà dello Spirito Santo. Sciogliti nella sua presenza, permetti allo Spirito Santo di fluire attraverso di te, dagli il tuo cuore, il tuo essere, la lode che sorge dal tuo cuore e permettergli di parlare come egli vuole attraverso di te. Alleluia! Secondo lo Spirito ti dà da esprimerti, esprimiti come nel giorno della Pentecoste. Essi parlavano ciò che lo Spirito Santo dava loro da esprimersi. Esprimiti nella parola del davanti al Signore con parole tue che vengono dal tuo cuore. Mentre due volte Marco e Maria lo cantano, tu non lo cantare per cortesia. Di al Signore, dà la lode con parole tue, impara a comporre parole che escono dal tuo essere, la gratitudine che sale dal tuo cuore con parole tue, anche in dialetto, come Signore ti voglio bene, Signore ti voglio amare, Signore diglielo in qualsiasi lingua tu lo puoi dire, purché sia sincero, innalza il tuo spirito verso di Lui, adorandolo in spirito e verità, senza essere neppure condizionato dalle parole del canto. Apriti a Lui con tutto il cuore e parla. Masha Cassandra, e se sei battezzato nello Spirito Santo, se il Signore ha iniziato a operare per farti venire fuori una sola parola della glossolalia, del parlare in lingue, vai, sprigionala, perché lo Spirito Santo di Dio si vuole servire anche della tua voce, della tua gola, per poter dar gloria e lode a Dio. Alleluia. Shaka massanda ralla kamasita. Masha kassanda, ti lodiamo, Signore. Ti benediciamo, Signore. Forza, benediciamo, Signore. Alleluia. Diamo a te gloria, Signore. Diamo a te la lode, Signore. Hey, la fe.
soffia col tuo vento e porta luce e potere in ogni cuore aperto nella tua presenza. Oh, vai Spirito Santo, soffia in lungo e in largo, porta il tuo divino amore, la tua divina presenza e il tuo divino potere in ogni cuore aperto nella tua presenza. Rakamashanda Mashakasanda Rallakamaita. Vai, soffia Spirito Santo, vieni dai quattro venti e soffia sul tuo popolo, porta nuova vita, soffia nelle narici di ognuno, Signore, per ricevere nuova vita, nuovo vigore, nuova forza per continuare il cammino insieme con te. Alleluia, alleluia, alleluia. Chiedi al Signore quello che tu senti nel cuore. È tempo della preghiera, apriti al Signore, esprimi i tuoi bisogni, parlagli in sincerità tutto ciò che ti pesa sul cuore, che hai bisogno che il Signore intervenga. Sorella, fratello, dovunque sei, parlagli apertamente. Sì, attira l'attenzione del Signore su di te, parlandogli, aprendoti, facendo un tracciato tra te e Lui di comunione, per poter dire: Signore, io ho bisogno di te oggi, tu mi devi aiutare, tu devi rispondere. È l'immagine di tutti quegli uomini e donne nella Bibbia che si sono avvicinati a Dio. Tu sei uno di quelli, tu sei una di quelle. Fratello, sorella, dovunque tu sei, apriti al Signore, come Dio ha risposto a tutte le testimonianze che ci sono nella Bibbia e quelle che tu hai nel tuo cuore. Egli vuole ancora risponderti oggi, dagli un'occasione. Mentre egli passa e ti dice: cosa vuoi che ti faccia? Digli quello che tu hai bisogno, aprigli il cuore e permetti a Lui di operare. E mentre ti dà una risposta, mentre ti dà una parola, mentre continuiamo ad essere insieme, mettila nel tuo cuore, perché tu lo sai, la capisci quando viene da Lui. Non lasciarla cadere nella confusione della tua mente, depositala nel cuore. C'è un'espressione che ti aiuta a comprendere quello che voglio dire. Maria serbava ogni cosa nel suo cuore per vederne l'adempimento. Depositala nel tuo cuore per vederne l'adempimento di ogni promessa, di ogni parola che senti, che viene da parte del Signore, mentre siamo nella sua presenza in preghiera, ed anche quelle che tu ricevi attraverso la continuità di questo culto con la divina presenza dello Spirito Santo. Alleluia. Ti lodiamo, Signore, ti benediciamo, focalizziamo verso di Lui. Focalizza verso di Lui con tutto il cuore. Parla direttamente a Lui, non lasciarti distrarre. Il nemico cerca di deviarti, di portarti verso direzioni per distrarti. Non farti distrarre. Punta verso il trono della grazia di Dio per adorarlo, per benedirlo, per parlare, per chiedere. Ogni espressione sia diretta a Lui. Ogni espressione sincera, dirigila verso di Lui, perché è l'unico che ancora risponde in tempi come questo. Vai Spirito Santo, porta luce e potere, per la gloria di Gesù te lo chiediamo. Alleluia. Masha Cassandra, alleluia. Ti voglio sentire, sentire dentro il mio cuore. Puoi tu toccare,
Ascolta bene, il Signore mi ha fatto vedere una visione, mi ha fatto vedere le nostre famiglie, tutte le nostre famiglie, piene di serpenti tagliuzzati, e in un modo speciale mi ha rivelato che sono i nostri figli che sono attanagliati da questi serpenti ed hanno bisogno di liberazione. Sì, hanno bisogno, dice il Signore, che voi li presentiate a me e che vengano liberati. Questo dice il Signore, apri il tuo cuore, presenta i tuoi figli perché il Signore li vuole liberare attraverso la preghiera che farà Antonietta in questo momento. Padre nostro celeste, noi siamo alla tua presenza, Padre, ci presentiamo nel nome di Gesù Cristo e per i suoi meriti, perché sappiamo che attraverso il tuo grande amore, Signore, che tu hai avuto ed hai ancora questo giorno verso di noi e le nostre famiglie, di presentarti, Padre, i figli del tuo popolo, Signore. Signore Gesù, noi ti ripresentiamo in un modo speciale questa mattina, che tu li possa liberare e spezzare ogni legame che c'è, che li vuole allontanare dalla tua presenza. Sappiamo che tu ascolti le preghiere dei tuoi figli, del popolo tuo, che stanno gridando in questo momento, che tu possa liberare le menti, Signore, che sono offuscate, Signore, perché il nemico li sta offuscando per portarli all'altra parte, ma noi sappiamo che nel nome di Gesù Cristo vengono liberati e che si piegano le ginocchia da questo giorno a invocare il tuo santo nome, perché tu sei il grande liberatore di quel tempo, di questo tempo, e lo sarai ancora, e te rendiamo lode, onore e gloria, Signore Gesù, perché per il tuo nome, per i tuoi meriti, Signore, noi ti ringraziamo, Signore, che possiamo venire a te ed opera nei nostri cuori e nelle nostre famiglie, Padre, nel nome di Gesù. Grazie, grazie, grazie a te la gloria, Signore. Alleluia. Amen.
Amen. Amen. Accomodatevi. Quando noi diciamo i nostri figli, non diciamo solo i figli del pastore, sono inclusi anche i tuoi figli. La preghiera è anche per i tuoi figli, per te che stai pregando per i tuoi figli, per te che stai pregando per liberazione, per te che ti trovi, non è che devi essere per forza figlio o figlia, per te mamma, per te padre, quando si parla di liberazione il Signore libera le menti, libera i cuori, perciò sei inclusa, sorella, frate, sei incluso tu con i tuoi figli, perché quando il Signore ci invita ad una preghiera di liberazione, tutti quelli che odono e si collegano e dicono Signore, sì, questa è la partecipazione. La partecipazione vuol dire che quando noi sentiamo che viene proferita una parola che serve a noi e che noi ne abbiamo bisogno, dobbiamo subito metterci insieme e dire sì Signore, anche io ho bisogno che tu liberi la mia mente. E perciò è incluso i tuoi figli, i miei figli, tu, io, perché quando il Signore libera è come quando pulisce il cielo. Ho detto prima che molte volte ci sono nubi, ci sono tempeste, e così siamo nella nostra mente. Come il Signore in un batter d'occhio fa diventare il cielo blu, così quando libera la tua mente diventa chiaro, ti senti in piena luce, senti la comunione di Dio, senti di lodare Dio, senti di benedire Dio, è come una sorgente nuova che ti permette di innalzare le tue mani, il tuo cuore, il tuo spirito per la libertà che porta lo Spirito Santo. Perché la sua parola dice non è per forza né per potenza, ma è per lo Spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Egli mette in moto tutti i suoi eserciti per liberare i suoi figli. E non solo li libera, ma c'è una immagine che serve per noi. Perciò Dio ha fatto questo film del suo popolo. Non solo Egli li libera, ma i nemici restano con i loro carri sotto l'acqua. Signore, grazie. Non possono più ritornare. Mosè avvisò prima, li vedete? Non li vedrete mai più, non avrete mai più fastidi. Forse il Signore ti ha portato in una strada che non era quella più facile. Potevano andare in Egitto per la via dei Filistei. Dio li portò per un'altra strada, perché così non ritornavano più indietro, ma era l'occasione di distruggere il nemico. Forse hai atteso un po' di tempo fino adesso. Non ti preoccupare, quello che è importante è che oggi, se tu hai preso la parola che Dio ha mandato al tuo cuore, Egli ti ha messo in una condizione che il tuo nemico non verrà più a bussare, a fare rumore dove tu sei. Il tuo nemico, gli sono state spezzate le ruote, è stato dirottato, messo sotto il mare e non può più, perché il potere di Dio, quando entra in azione, distrugge le forze dell'avversario. È chiaro che tu devi continuare a perseverare, a camminare con Dio. Non fare un po' di passi e poi vai a morire sotto il monte Sinai. Persevera nella fede, diventa un Giosuè, diventa un Aaron, un Caleb, uomini di fede che hanno ereditato le promesse di Dio. Il Signore ti incoraggia oggi di perseverare e vedrai grandi cose con il Signore. Gloria al Signore. Vogliamo passare alla parola del Signore? Il canto lo cantiamo un'altra volta, eh? Perché così non perdiamo il tempo che ci vuole per la parola, perché se la affrettiamo e per saltare non va bene. Vogliamo passare alla parola? C'è qualcuno che ha qualcosa da parte del Signore, forse? Una parola? Diamo questo piccolo spazio alla sorella. Sì,
Dio sia la gloria, tanto io sono breve, non sono lunga. Sì, sappiamo. Un versetto in Naum, capitolo 1, 7. Il Signore è buono, è un rifugio nel giorno dell'angoscia e conosce quelli che confidano in Lui. Sì, il Signore è buono, è l'unico rifugio per te che sei nell'angoscia ancora in questo giorno. È solo il Signore che può aiutarti, che può liberarti, che può benedirti. Non c'è nessuno che ti può capire, non ci sono dottori, non ci sono medicine per l'angoscia, ma c'è solo il Signore, perché solo il Signore è buono e solo Lui può benedirti. A Dio sia la gloria. Gloria al Signore. C'è qualchedun altro? Qualchedun altra? No. Sì, passiamo alla parola del Signore. E il testo di questa mattina è: apriamoci a Dio per ricevere grazia. Guardiamo insieme in Primo Re, capitolo 8, verso 22, un modo di aprirsi a Dio. Poi Salomone si pose davanti all'altare del Signore, in presenza di tutta l'assemblea di Israele, stese le mani verso il cielo. Perché ci serve la parola del Signore? Ci serve proprio perché ci sono delle espressioni nella nostra vita che devono muoversi poi in una direzione conforme a quello che troviamo nella sua parola. Impariamo a seguire Dio nelle multiforme indicazioni che troviamo nella sua parola. Il popolo di Dio, leggendo la parola del Signore, trova come si deve aprire a Dio. Si apre al Signore, questo Re, e continua. Lode e adorazione. Stese le mani verso il cielo. Un'apertura totale verso Dio. Guardiamo insieme in Esodo capitolo 15, verso 11. Troviamo gli stessi modi, perciò è giusto che noi, quando andiamo al Signore, ci muoviamo conformi a quelle indicazioni che troviamo nella parola del Signore. Così costruiamo la nostra fede, il nostro cammino, le nostre attitudini, le nostre abitudini, il nostro modo di onorare Dio conforme a cosa troviamo nella parola del Signore, perché oggi c'è una confusione religiosa che non si capisce niente. Noi vogliamo seguire le indicazioni che troviamo nella parola del Signore. E guardiamo come si muove questo popolo. Chi è pari a te fra gli dèi, o Signore? Chi è pari a te, splendido nella tua santità, tremendo, degno di lode, operatore di prodigi? Veramente qui hanno di che lodare il Signore, perché realmente per 450 anni, 400-500 anni erano stati in Egitto, oltre ad essere schiavi, ma il modo di adorare in Egitto era tutto diverso. Avevano più di 2000 dei e ognuno aveva il suo piccolo Dio nella propria tenda, nella propria casa, e lì finiva tutto. Quando si sono trovati a vedere la grande liberazione che Dio aveva fatto per loro e cosa avevano davanti, allora incominciarono a prendere un metro di misurazione, a un paragone, per dire: dove c'è un altro come te? E nella loro mente, nel loro cuore, per tutto quello che avevano ricevuto, non potevano avere un'indicazione per quanto grandi erano le piramidi in Egitto, ma di fronte a Dio, quello che aveva fatto per loro, non c'era un altro. Signore, chi è pari a te fra gli dèi? Dio ci deve aiutare. Fra gli dèi egiziani avevano di che cantare, lodare. Noi dobbiamo cantare, lodare, benedire Dio, perché noi siamo la continuità di un popolo che Dio si è rivelato sul nostro cammino,
l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco, di Giacobbe, l'Iddio dei nostri padri. Quando nel 1930-40, in questi anni, si cominciava a predicare l'Evangelo in questa zona, c'era chi diceva pace, c'era chi diceva alleluia, e c'era qualcuno che diceva ma questi sono appena usciti, e qualcun altro diceva ma questi è un'altra sementina. C'è un paese qui vicino, Sala Consilina, che parlano una lingua un po' diversa dalla nostra. Questa è un'altra sementina, non è un'altra sementina. La fede di coloro che camminano con il Dio Onnipotente e non è un'altra sementina, è la fede di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, del figlio di Dio Gesù Cristo che è venuto sulla terra. Un Dio hanno di che cantare, noi dobbiamo lodare, noi dobbiamo benedire Dio. Guardiamo come continua Salomone nel capitolo 8 verso 23 di Primo Re. E disse, o Signore Dio di Israele, non c'è nessun Dio che sia simile a te, né lassù in cielo, né qua giù in terra. Tu mantieni il patto e la misericordia verso i tuoi servi che camminano in tua presenza con tutto il cuore. Qui ci dobbiamo chiedere. Dio è grande, ma noi dobbiamo fare la nostra parte. Che camminano in tua presenza con tutto il cuore. Dobbiamo vigilare. Un Dio che non si può confrontare con nessuno. Quando spaziamo nella parola del Signore, troviamo uomini di Dio che si muovono allo stesso modo. Possono essere passati secoli, ma siamo lì. Possono passare anche i millenni. Non ha importanza, quello che è importante è che noi serviamo Dio, il Dio creatore dell'universo. Guardiamo insieme in Neemia, capitolo 1, verso 5. Ci insegnano come andare al Signore attraverso la parola che Dio ha voluto che sia scritta lì. E disse, oh Signore, Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e che fai misericordia a quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Mentre la lode gli ricorda che, o gli diciamo che abbiamo ancora bisogno di lui, siamo ancora in necessità. Mentre lo lodiamo, gli diciamo che ancora abbiamo bisogno di lui, perché non abbiamo raggiunto il traguardo. Guardiamo nel verso 6. Quando andiamo al Signore non è che possiamo solo lodarlo, benedirlo e glorificarlo per la sua grandezza. Noi quando siamo in sua presenza abbiamo altri bisogni. Perciò se entriamo nel modo giusto abbiamo le risposte giuste. Gloria al Signore. Perché Neemia si spostava in questo modo? Egli ricordava tutti i benefici che aveva ricevuto il suo popolo, il popolo di Dio. Lui è rappresentante del popolo, si immedesima nel popolo, ma sa anche che in quel momento c'è un bisogno particolare da presentare al Signore, perché ci sono ancora degli esuli, ci sono ancora degli esiliati che hanno bisogno di ritornare. Il bisogno c'è, ma quando siamo davanti al Signore dobbiamo imparare a lodarlo, benedirlo, innalzarlo, glorificarlo ed esporre i nostri bisogni. Queste sono le indicazioni che troviamo nella parola del Signore. Siano i tuoi orecchi attenti, i tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera che il tuo servo ti rivolge adesso. Notte e giorno, per i figli di Israele, i tuoi servi, confessando i peccati dei figli di Israele, perché abbiamo peccato contro di te. Svolte bellissime. Noi se camminiamo così col Signore abbiamo di che benedire, abbiamo di che lodare, abbiamo di che gioire, abbiamo di che presentare, abbiamo delle risposte che è l'unico che può dare. Così dobbiamo essere avvolti
Noi battezzati dobbiamo essere immersi nel lodare, benedire e glorificare Dio e chiedere a Dio, perché la sua parola ci dice questo. Abbiamo peccato io e la casa di mio padre. Non sappiamo cosa hanno fatto i nostri avi. Non sappiamo se hanno fatto dei legami malefici su di noi. Non sappiamo cosa hanno fatto, cosa ne sappiamo noi. Ma è giusto che noi ci rivolgiamo a Dio per dire se per caso ci sono. Nel nome di Gesù Cristo li spezziamo. Perdonaci, ma liberaci perché possiamo camminare e continuare. Perché a volte, non chiedendo, camminiamo legati. Camminiamo col freno a mano tirato. E vediamo che non funziona. Se ci viene in mente qualcosa che nel passato abbiamo fatto personalmente, o che i nostri padri, perché ci sono di quelli che si tramandano queste opere sataniche, diaboliche, demoniache, malefici, li hanno fatti su di noi e non lo sappiamo, noi li possiamo spezzare nel nome di Gesù Cristo, pur non sapendo, perché questi esempi ci aiutano a comprendere che possiamo essere liberati quando noi chiediamo perdono anche per i nostri padri. Questa è un'indicazione che ci viene data. Mentre lo lodiamo, ci ricordiamo e gli diciamo che abbiamo bisogno. Signore, come dire, come dico io, Signore aiutaci. Quando siamo davanti al Signore, chiediamo nuova forza per i nuovi passi che dobbiamo fare. Ancora, se ci sono dei torti che ti abbiamo fatto, qui troviamo i peccati, sono torti che abbiamo fatto a Dio, sono obiettivi che siamo venuti meno. Dio vorrebbe che noi facciamo sempre centro, ma dato che noi non facciamo quasi mai centro, vuol dire che veniamo meno, e se veniamo meno dobbiamo avere anche un motivo valido di dire: Signore, anche questo ti voglio presentare. Perché a volte siamo così orgogliosi di pensare, molti ascoltiamo ogni giorno delle persone che danno colpa a Dio per quello che Dio non fa. Dicono: dov'è Dio quando succede una cosa? E lo vogliono per risolvere il problema, ma non hanno mai tenuto conto che dov'era Dio quando noi operiamo male? Quando noi non operiamo come dobbiamo operare, dov'è Dio per noi? Poi quando ci serve diciamo: dov'è Dio? Lo tiriamo in causa per dire che è colpa sua pure, perché abbiamo sbagliato noi. Dio ci deve aiutare. Dei torti che ti abbiamo fatto, i peccati, siamo venuti, perdonaci. Quando guardiamo Salomone che si muove in questo modo, torniamo un poco indietro, così consolidiamo il nostro cammino con Dio. Guardiamo in Genesi capitolo 17, verso 1. La parola del Signore che spazia ci fa comprendere come hanno camminato gli altri con Dio e come Dio ha operato verso di loro, perché Dio è stabile. Possono passare millenni, ma Egli insegna sempre la stessa cosa. Quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse: io sono il Dio onnipotente, cammina in mia presenza e sii integro. Erano passati 13 anni da quando il Signore gli era apparso precedentemente, e poi col passare del tempo erano successe tante cose nella casa di Abramo. Era successo che gli aveva promesso il figlio, non arrivava, e Sara volle aiutare Dio. Disse: vabbè, ti do Agar, lo faccio nascere sulle mie ginocchia e poi facciamo conto che sia figlio mio, almeno gli lasciamo i beni. Abramo, per far contenta Sara, fece pure questo ed era nato Ismaele, ma Ismaele non era nel piano di Dio. E nella casa era successo qualcosa non funzionava. Per certo le cose non erano andate per il meglio, come quando veniamo meno noi nel nostro cammino. Ma Dio resta fedele.
Dio si presenta proprio quando tutto era già fatto, era già nato pure Ismaele. Dio richiede una cosa, come dire: Abramo, io sono colui che ti ho chiamato, sono ancora io, tu sei venuto meno, non ti sgomentare, non pensare di voler ritornare un'altra volta in Ur dei Caldei, perché io sono ancora io. Da questo momento però ti dico, cammina integro alla mia presenza. Vabbè, come dire quella canzone napoletana che dice scordiamoci il passato e proseguiamo. Dio fa così pure con noi, ogni tanto. E qui proprio quello fa: Abramo, non ti scoraggiare. Per certo questa tua disubbidienza non ha portato benessere nella tua famiglia, nella tua vita e nella tua casa. E forse ti vergogni pure di venire davanti a me, perché realmente sei stato pure tu che hai collaborato con Sara nel venir meno. Ma io, dice Dio, sono fedele. Addrizza i tuoi passi, non ti preoccupare. È bello quando sentiamo Dio che ci parla in questo modo, ci rincuora, ci porta avanti. Erano passati 13 anni che Abramo aveva camminato con Dio, dal precedente incontro con Dio. Gli ricordò che era lui. Dio ricordò ad Abramo e ricorda a noi che non era Abramo che portava a destinazione il suo destino, era Dio che portava a destinazione il destino di Abramo, senza nulla togliere che la raccomandazione viene fatta. Dio ci deve aiutare. Io mi ricordo una volta che ero preoccupato, non voglio raccontare tutto, ma alla fine il Signore mi disse in una visione che mi apparve, ed ero in una difficoltà grossa che non parlavo più, per 3 o 4 giorni pensavo di avere un cancro alla gola, ma alla fine il Signore mi disse una cosa: non dimenticare quello che ti ho detto di fare. Questa è una parola che serve a qualcuno oggi. Io non so a chi serve, ma il Signore mi sta dicendo questo. Gli ricordò che era lui che portava a compimento le promesse, ma tu sii integro. Dio porta a destinazione le promesse, ma noi dobbiamo ricordare, e il Signore ce lo ricorda, come dire sii fedele. C'erano state tutte quelle scene in casa sua, era nato Ismaele, come dire sei venuto meno nella fede, ma Dio gli ricorda sii fedele, non ti preoccupare. Guardiamo nel verso 2. E io stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente. Io non cambio, come dire. Abramo, io non cambio. Rimettiti in pista, non ti preoccupare. Ma tu non ti lasciare andare. Sii fedele. Guardiamo il popolo di Israele poi che sono passati gli anni. Nell'Esodo capitolo 15 verso 1, dove abbiamo letto prima. Allora Mosè e i figli di Israele cantarono questo cantico al Signore. Io canterò al Signore perché sommamente glorioso. Ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. Il suo popolo loda Dio non solo per quello che ha fatto per loro, ma loro hanno in mente che il loro presente è poggiato sul loro passato, che il comportamento e il carattere di Dio si era già espresso nei loro antenati, nella loro storia di 400-500 anni, come possiamo vedere da questo verso. Fino al verso 21 c'è un canto che cantano, lodando Dio, includendo non solo quello che ha fatto perché li ha fatti oltrepassare il Mar Rosso e li ha liberati, non solo perché hanno superato delle difficoltà,
ma insieme avevano una piccola storia di 400-500 anni di colui che era il loro padre, che aveva incontrato Dio, e loro erano il popolo del Dio dei loro padri. Dio ci deve aiutare a capire. Lo lodano, cantano includendo quello che egli ha fatto. Guardiamo nel verso 22. Abbiamo di che lodare Dio, frate, sorè, non solo per quello che fa, non solo per quello che farà, ma per quello che ha fatto. Così, poi Mosè fece partire gli israeliti dal Mar Rosso ed essi si diressero verso il deserto di Sur. Camminarono 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua. Questo è proprio il cammino di ogni credente. Mentre da un lato abbiamo di che lodare, dall'altro lato abbiamo qualche altro bisogno. E che facciamo? Dio è grande, gloria al Signore. C'era una difficoltà, era diversa da quella di Abramo, era la loro. La loro era la loro, la nostra, la mia, la tua e la nostra. Perciò quello che è importante sapere, quello che Dio ha fatto, noi non dobbiamo perdere la fiducia che Egli lo può fare. Guardiamo nel verso 23. Quando giunsero a Mara, non potevano bere l'acqua di Mara, perché era amara. Perciò quel luogo fu chiamato Mar. Erano senza acqua. Trovarono l'acqua, ma l'acqua non era dolce. Ma come mai ci sono queste difficoltà? La nostra vita è ricca di difficoltà. Però noi dobbiamo porre la nostra fiducia nel Signore. Guardiamo, sembrava risolta, ma Dio risponde pure questa volta. Verso 25. Egli gridò al Signore e il Signore gli mostrò un legno. Mosè lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce. È una figura del legno della croce di Cristo che cambia la nostra situazione. Quando le acque sono amare, possiamo avere l'acqua dolce che viene dalla croce di Cristo, che ha pagato il prezzo per noi quando lo riversiamo nella nostra vita. È lì che il Signore diede al popolo una legge ed una prescrizione e lo mise alla prova dicendo: il Signore ci vuole educare come noi facciamo con i nostri figli, lo fa per il nostro bene. Ma non solo, ma nel verso 26 gli dice ancora un'altra cosa. Dice esattamente quello che disse ad Abramo con parole diverse. Se tu ascolti attentamente la voce del Signore, che è il tuo Dio, e fai ciò che è giusto agli occhi Suoi, porgi orecchio ai Suoi comandamenti e osservi tutte le Sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitte agli egiziani. Loro sapevano quante piaghe erano state. Vai avanti con il verso degli egiziani. Agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. Ne spunta un'altra che non avevano sentito, un'altra promessa del Signore. Che cosa notiamo? Che in ogni difficoltà, quando noi andiamo al Signore, Egli non solo risponde, ma ci dà una promessa nuova. Gloria al Signore. In parole diverse, il Signore ha detto al suo popolo quello che disse ad Abramo, con parole diverse. Leggiamo il verso 26 dall'inizio. Ad Abramo nel capitolo 17, verso 1, gli disse: sii integro, non ti preoccupare quello che è successo. Tu continua il cammino, sii fedele. Al popolo dice: se tu ascolti attentamente la voce del Signore, che è il tuo Dio, vedrai che io non ti lascio, anzi ti aggiungo una promessa nuova, che
ti guarisco. Gloria al Signore. Sii integro, perché anche se la sanità è in difficoltà, io non lo sono. Anche se i fondi mancano, io faccio sempre un pronto soccorso quando nessuno può. Io sono ancora il tuo guaritore. Gloria al Signore. Anche per noi c'è la promessa di guarigione. Primo Pietro, capitolo 2, verso 24. Perché c'è stato qualcuno che ha pagato per noi. Ha pagato per i nostri peccati e per le nostre infermità. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia. Qui è inserito anche sii integro, se tu ascolti, morti al peccato vivessimo alla giustizia. È un altro modo che ci raccomanda di vivere il Signore, perché mediante le sue lividure siamo stati guariti, possiamo reclamare la guarigione, possiamo guardare a Gesù e riceverla, ed anche come conferma. Egli usa metodi diversi per portare guarigione fisica, spirituale, mentale e rispondere ai nostri bisogni. Quando non va in un modo, egli ci dà altre occasioni. Leggiamo insieme per poterci guarire. In Giacomo capitolo 5, verso 14 a 16. Il Signore se le inventa tutte per farci stare bene, ma non dimentichiamo che ci chiede di essere integri. Addirizziamo i nostri passi. C'è qualcuno che è malato, chiami gli anziani della Chiesa ed essi preghino per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. Andiamo fino a 16. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà, e se egli ha commesso dei peccati gli saranno perdonati. Confessate dunque i vostri peccati gli uni gli altri, le mancanze che vi fate, almeno parlatene, conciliatevi, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha grande efficacia presso Dio. Che cosa scopriamo? Dio, man mano che camminiamo con Lui, ci addestra, ci incoraggia nel dire: cerca di migliorare, ma io non vengo meno per sostenerti nelle difficoltà che ogni giorno tu incontri. Ma come Abramo gli aveva detto sii integro, come ad Israele gli aveva detto nel capitolo 15, verso 26, di ascoltare la sua voce, di stare attento, la parola di Dio ci raccomanda in questo nuovo patto. Lo vogliamo leggere insieme. In Primo Corinzi, capitolo 11, verso 29. Noi abbiamo un patto nuovo ed è pericoloso fare delle funzioni religiose e non addirizzare i nostri passi. Capitolo 1, Primo Corinzi 11, verso 29. Poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Come dovevano essere scrupolosi nell'applicare nella loro vita ciò che Dio gli diceva, noi non possiamo prendere alla leggera la nostra comunione con il Signore. Perché se noi prendiamo la comunione col Signore e restiamo ad essere idolatri, stiamo facendo confusione. Se continuiamo a vivere nel peccato, stiamo facendo confusione. Guardiamo nel verso 30 cosa ci dice. Per questo motivo molti fra voi infermi e malati, e parecchi muoiono. Non è detto che sempre a causa del peccato che ci sono delle disfunzioni nella nostra vita,
Ma dobbiamo stare attenti perché a volte, e anche per questo, perché noi non abbiamo il discernimento. Ci prendiamo la Santa Cena, ci prendiamo la comunione, continuiamo a convivere col peccato e poi il Signore ci dice sii integro. È importante sapere cosa facciamo. Guardiamo nel verso 31. Ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo. Guardiamo insieme che cosa ci dice la parola del Signore. Il giudizio nel verso 29, il castigo, ossia il castigo. Non discernere il corpo del Signore, noi credenti cristiani, siamo in pericolo. Quando i credenti non discernono correttamente la santità della celebrazione della Santa Cena o della comunione, se sei di un'altra denominazione, non ha importanza, trattano con indifferenza il Signore stesso, la sua vita, la sua sofferenza e la sua morte. Nel verso 30, guardiamo insieme. Per questo motivo molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. L'offesa arrecata era talmente grave che Dio aveva deciso di far perire coloro che si erano resi colpevoli delle maggiori trasgressioni. Si trattava di una estrema ma efficace forma di epurazione della Chiesa. Infatti vediamo nella Chiesa Apostolica, quando c'era il potere divino, quando si veniva meno c'era anche la morte. Anania e Saffira, per aver mentito allo Spirito Santo, furono tutti e due portati al cimitero. Molti muoiono. Guardiamo nel verso 32. I credenti sono preservati dall'inferno, non soltanto in virtù di un decreto divino, ma altresì per un intervento diretto di Dio. Il Signore castiga il suo popolo per riportarlo sulla retta via e addirittura dà la morte ad alcuni nella Chiesa, sottraendoli prima che le loro condizioni peggiorano. Il Signore, anche quando ci porta a casa, lo fa per il nostro bene, però ci richiama, perché in questo tempo noi credenti di questa era, vedendo tutto l'andamento di Dio, stiamo molte volte calpestando il sacrificio di Cristo, perché agiamo con leggerezza nel partecipare anche alla cena del nuovo patto col Signore, del Signore, ma continuiamo a vivere nel peccato. E questo è grave. Ad Abramo gli disse sì, integro, al suo popolo gli disse se tu vigili, man mano che andiamo avanti dobbiamo capire che non possiamo vivere come quando non conoscevamo il Signore. Nel verso 34 leggiamo insieme. Se qualcuno ha fame, mangi a casa, perché non vi riuniate, perché non vi riuniate per attirare su di voi un giudizio, quando alle altre cose le regolerò quando verrò. Che cosa dice questa Chiesa che si interpone tra il vecchio patto e noi? Aveva preso come un'abitudine di mangiare la cena senza tener conto della sacralità che c'era dentro e commettevano peccato nel farlo, senza tener conto che era la comunione con Dio, con il Figlio di Dio, con lo Spirito Santo. In parole diverse, è una raccomandazione che viene fatta a noi. È inutile prendere la Santa Cena, la comunione,
e poi continuare a peccare per essere puniti da Dio. Dio ci offre la grazia, ma sono passati. Dio, con parole diverse, dopo 3.900 anni, che disse ad Abramo, sì, integro, lo dice ancora a noi. Lui è pronto a perdonare quello che abbiamo visto nella sua parola, ma noi dobbiamo tener conto che non possiamo vivere come non aver conosciuto Dio. Noi, il Signore è pronto a perdonare, ma dobbiamo chiedere perdono e dobbiamo addirizzare i nostri passi, perché se no la nostra religiosità è formale, non è reale, e poi non sentiamo la presenza di Dio nella nostra vita. È inutile professare il nostro cristianesimo se continuiamo a camminare senza tener conto che Dio ci continua a dire che richiede al nostro cuore quella integrità necessaria come popolo suo, come figli suoi, come figlie sue. Inutile professare di essere cristiani e continuare a peccare per essere puniti da Dio. Con parole diverse, il Signore oggi ha ricordato, non è una religione nata sotto la scala, quella che noi stiamo parlando. È Dio che parla a noi attraverso la sua parola, dicendoci che come ha sempre richiesto e richiede pure a noi di cambiare vita, camminare con Dio, i principi devono essere diversi. Dobbiamo fondare la nostra fede sulla parola di Dio, su Dio della parola e le raccomandazioni che ci fa. Perché il Signore ha sempre delle promesse pronte da fare. Il nostro cammino con Dio è come quei limoni che portano frutto ogni mese. Abbiamo delle promesse che sono pronte da essere raccolte. Ci sono delle altre promesse che stanno per maturare e delle altre promesse che sono in fiore. Il Signore produce nella nostra vita costantemente cose belle. Però, frate, sorè, non ci dimentichiamo che da 3.900 anni il Signore è pronto a perdonare perché è misericordioso, ma desidera che io e te addirizziamo i nostri passi nei Suoi sentieri ed insieme abbiamo scoperto, parlato, non scoperto, di un'altra cosa, che quando veniamo meno dobbiamo chiedere perdono a Dio, riconciliarci con Lui e perseverare e migliorare ogni giorno. Questo ci chiede il Signore. Egli non cambia, ci vuole assistere, ma noi dobbiamo addirizzare i nostri passi nei Suoi sentieri. Questo è l'insieme di quello che il Signore ha voluto dire oggi a ciascuno di noi. Vogliamo ringraziarlo insieme perché Egli ci educa per camminare e migliorare il nostro rapporto con Lui. Perché man mano che Egli ci tira fuori da qualcosa, ci fa un'altra promessa, come abbiamo visto. Ma noi dobbiamo continuare il nostro cammino con Lui. Ci vogliamo alzare in piedi, vogliamo ringraziare il Signore. Signore, veniamo a Te, perché attraverso la Tua parola scopriamo il Tuo modo di agire, il Tuo carattere, quello che Tu vuoi dire, ed ancora oggi, Signore, ancora oggi, Signore, Ti vogliamo ringraziare che ci hai dato una panoramica chiara, quello che Tu desideri da ciascuno di noi. Signore, smantella ogni formula religiosa che non è conforme al piano della Tua volontà ed insieme Ti chiediamo perdono per tutto. Vogliamo metterci al posto di Neemia in questo momento per dire perdonaci, Signore, ed aiutaci ad addirizzare i nostri passi nei Tuoi sentieri,
perché la tua benignità si possa spandere continuamente su ciascuno di noi. Tu sei lento all'ira, ricco in misericordia. Signore, ancora oggi tu ci hai fatto comprendere che sei pronto a perdonarci, ma darci grazia e sollecita i nostri cuori di muoverci in un modo diverso secondo gli insegnamenti che la tua parola ci dà. Aiutaci, Signore. Te lo chiediamo tutti insieme, perché tu ci hai dato un quadro chiaro di come tu vuoi che il tuo popolo sia. E noi, Signore, ti chiediamo aiuto. Fa che lo Spirito Santo avvolga le nostre menti, ci possegga e ci dia quella guida che Lui sempre ci dà quando noi veniamo a Te umilmente per chiedere la guida del Tuo Santo Spirito. Grazie per la Tua parola. Benedici il Tuo popolo, Signore, e fa che in questo giorno la Tua presenza possa riportarci a Te in un modo diverso, cioè con tutta l'umiltà che abbiamo bisogno per ricevere da Te il perdono, la riconciliazione e l'unzione e il potere dello Spirito Santo che riempia la nostra vita e che ciascun di noi sia personalmente il tempio dello Spirito Tuo per portare avanti, Signore, il nostro cammino di fede insieme con Te e poterti servire. Per Gesù Cristo te lo chiediamo. Amen, amen, amen. Dio vi benedica, Dio ti benedica. Ci vediamo domani mattina alle 10:30 per la solita visita pastorale. Pace, Dio ti benedica.